Eccoci ancora di nuovo qui. Stamani ho intenzione di leggere e spiegare la conversione dell'innominato. La note tormentata, l'abbiamo già vista. E quando c'è un cambio di vita, un cambio radicale di vita, non si è, non avviene questo, non si ha senza tormento, perché bisogna scegliere. E scegliere non è facile, soprattutto nel caso dell'innominato che sceglie tra il male che ha condotto tutta la sua vita e il bene, che da quel momento sarà invece il vessillo che guiderà tutta la sua vita. Non è facile scegliere. E vorrei fare una riflessione su questa parola, che è molto importante. Nella vita ci troviamo di fronte a delle situazioni, ma questo fin da bambini, in cui dobbiamo scegliere. A volte si scelgono delle situazioni, a volte si devono scegliere le persone. E scegliere le persone non è facile, a volte neanche le situazioni. Questa dell'innominato è una situazione, una condotta di vita. Scegliere le persone non è semplice, perché si può ferire la persona, che spesso purtroppo però non si rende conto del proprio agire e si dà sempre la responsabilità, e non voglio parlare di colpa perché colpa non è, si dà sempre la responsabilità alla persona che ha scelto, senza preoccuparci di fare un esame di coscienza. E dire: ma perché quella persona lì mi ha scartato dalla sua vita? E allora bisognerebbe che l'altro si mettesse davanti allo specchio e imparasse a guardarsi dentro all'anima. Ma purtroppo le persone non hanno questa capacità, perché chissà come mai tutti credono di essere il non plus ultra e gli altri invece sono sempre dei poveri deficienti o dei reietti. Io ho scelto nella mia vita, molti anni fa. Ho scelto perché ero vittima di una persona che non mi voleva bene. Perché una persona che ti tratta in un certo modo non ti vuole bene. E scegliere non è facile, soprattutto quando c'è di mezzo un figlio. Però bisogna, mio figlio chiaramente era piccolo, però ho pensato che non avrebbe dovuto vedere certe cose che sarebbero state forse per lui anche un esempio, ma sarebbe stato un esempio negativo. Volevo disquisire un attimo sulla parola scegliere. Ora parliamo dell'innominato. Eravamo rimasti che Luci era stata rapita e che durante quella notte, Dio perdona ogni cosa, molte cose per un atto di misericordia, dice Lucia a lui, perché lo prega e lo scongiura di liberarla. E quella notte queste parole gli rimbombano nella testa e la notte passa, tutta la notte insonne l'innominato, poi sente le campane che suonano e allora c'è l'arrivo del Cardinal Borromeo
nel paese e deciderà di incontrarlo, di andare da lui, umilmente, a chiedere non solo perdono, ma a chiedere un aiuto morale. L'accoglienza chiaramente sarà straordinaria, perché una persona quando è buona, e credo che la bontà, la gentilezza, si giovi del sussurro e della pacatezza. La persona buona ha vede sempre il buono, ha sempre un atteggiamento positivo nei confronti dell'altro e se l'altro ha delle intemperanze risponde sempre con pacatezza. Se no, la bontà non c'è. Tant'è vero che il cardinal Federico, pur conoscendo perfettamente l'innominato, accuserà addirittura se stesso e dirà: ma sono stato io che dove avrei dovuto venire. E invece siete venuto voi. La conversione, lo sapete cos'è la conversione? È il tornare indietro. Pensiamo, noi quasi tutti abbiamo la patente, no? Quando si fa una conversione si torna indietro. E dove si torna? Si torna al punto di partenza. In questo caso il punto di partenza dell'innominato era stato il male. Il suo trampolino era stato fare il male. Sono pagine straordinarie. Sono pagine straordinarie e anche molto emozionanti perché non c'è chiaramente. Io penso che non ci sia una pagina di Manzoni che non sia emozionante. Non lo amo sinceramente come poeta, ma come romanziere è stratosferico. Quindi lui si reca chiaramente nella stanza dove Lucia ha dormito, dice a quella donna alla sua custode, chiamiamola così, non la voglio chiamare carceriera perché carceriera non è. Le dice, lui gli chiede: dorme? Dorme? Erano questi i miei ordini, sciagurata, dorme là? Io ho fatto di tutto, ma non ha mai voluto mangiare, non è mai voluta venire. Lucia si era rannicchiata in un angolo della stanza. Lasciala dormire in pace. Guarda di non la disturbare. E quando si sveglierà, Marta verrà qui, nella stanza vicina. E tu manderai a prendere qualunque cosa che costei possa chiederti. Quando si sveglierà, dille che io. Che il padrone è partito per poco tempo, che tornerà e che farà tutto quello che lei vorrà. La vecchia rimase tutta stupefatta pensando tra sé che sia qualche principessa costei. Vedete com'è buffo il mondo, no? Il trattamento di privilegio chissà perché. Solo alle principesse. Solo alle principesse. Ma siamo tutti principi e principesse. Perché la vita umana ci rende così privilegiati. Noi, ho detto vita umana. Non ho detto vita bestiale, noi siamo privilegiati perché siamo esseri umani e nell'umanitas non c'è il male e non c'è la cattiveria, non ci dovrebbe essere, perlomeno.
Allora, detto questo, nel capitolo 22esimo, l'innominato si avvia, esce dal suo maniero e si avvia per incontrare il cardinal Federico. E c'è la biografia di Federico Borromeo. Non si può non leggerla, perché bisogna capire chi era questo uomo. A questo punto della nostra storia, noi non possiamo fare a meno di non fermarci qualche poco, come il viandante stracco e tristo da un lungo camminare per un terreno arido e selvatico, si trattiene e perde un po' di tempo all'ombra di un bell'albero, sull'erba, vicino a una fonte d'acqua viva. Ci siamo abbattuti in un personaggio, il nome e la memoria del quale, affacciandosi in qualunque tempo alla mente, la ricreano con una placida commozione di riverenza e con un senso giocondo di simpatia, ora quanto più dopo tante immagini di dolore, dopo la contemplazione di una molteplice e fastidiosa perversità. Intorno a questo personaggio bisogna assolutamente che noi spendiamo quattro parole. Chi non si curasse di sentirle e avesse però voglia di andare avanti nella storia, salti addirittura al capitolo seguente. Non si può. Non si può. Federico Borromeo, nato nel 1564, fu uno degli uomini rari in qualunque tempo che abbiano impiegato un ingegno egregio, tutti i mezzi di una grande opulenza, tutti i vantaggi di una condizione privilegiata, un intento continuo nella ricerca e nell'esercizio del meglio. Bellissima questa similitudine. La sua vita è come un ruscello che, scaturito limpido dalla roccia, senza ristagnare né intorbidarsi mai, in un lungo corso per diversi terreni, va limpido a gettarsi nel fiume. L'animo limpido di Federico Borromeo. Tra gli agi e le pompe, badò fin dalla puerizia a quelle parole d'annegazione d'umiltà, a quelle massime intorno alla vanità dei piaceri, all'ingiustizia dell'orgoglio, alla vera dignità e veri beni che, sentite o non sentite nei cuori, vengono trasmesse da una generazione all'altra nel più elementare insegnamento della religione. Badò, dico, a quelle parole, a quelle massime, le prese sul serio, le gustò, le trovò vere. Vide che non potevano dunque essere vere altre parole e altre massime opposte, che pure si trasmettono di generazione in generazione con la stessa sicurezza e talora dalle stesse labbra. E propose di prendere per norma delle azioni e dei pensieri quelle che erano il vero. Persuaso che la vita non è già destinata ad essere un peso per molti e una festa per alcuni, ma per tutti un impiego del quale ognuno renderà conto, cominciò da fanciullo a pensare come potesse rendere utile la sua e renderla santa. Allora, qui viene, si comincia insomma il ritratto di un uomo pulito, puro dentro. La sua coerenza che comincia da bambino. Federico Borromeo è un privilegiato perché nasce in una famiglia, e Borromeo sono famosi, nobile, ricca. E lui ha questa persuasione che la vita deve essere uguale per tutti,
a questa concezione che non ci devono essere delle persone ricche e delle persone povere, dobbiamo essere tutti uguali, che poi sono i principi di Gesù Cristo. Questo è. E questo lui lo pensa fin da piccolo. Nel 1580 manifestò la risoluzione di dedicarsi al ministero ecclesiastico e ne prese l'abito dalle mani del suo cugino Carlo, Carlo Borromeo, un santo è diventato quindi, che una fama già fin da allora antica e universale predicava santo. Entrò poco dopo nel collegio fondato da questo in Pavia e che porta ancora il nome del loro casato, e lì, applicandosi assiduamente alle occupazioni che trovò prescritte, due altre ne assunse di sua volontà e furono di insegnare la dottrina cristiana ai più rozzi e derelitti del popolo e di visitare, servire, consolare e soccorrere gli infermi. La sua è una religione attiva. Non fa un bla bla bla, Federico Borromeo. È attivo. Lui fa del bene attivamente, non parole, il bla 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 sono capaci tutti a farlo. Si valse dell'autorità che tutto gli conciliava in quel luogo per attirare i suoi compagni a secondarlo in tali opere e in ogni cosa onesta e profittevole esercitò come un primato d'esempio, un primato che le sue doti personali sarebbero forse bastate a procacciargli se fosse anche stato l'infimo per condizione. I vantaggi di un altro genere che la sua gli avrebbe potuto procurare non solo non li ricercò, ma mise ogni studio a schivarli. Non vuole privilegi, Federico. Può averli. Non vuole la strada piana, vuole avere le stesse opportunità che vengono date alla gente comune. Volle una tavola piuttosto povera che frugale, quindi meno che frugale. Usò un vestiario piuttosto povero che semplice. A conformità di questo, tutto il tenore della vita e il contegno. Né credette mai di doverlo mutare, per quanto alcuni congiunti gridassero e si lamentassero che avvilisse così la dignità della casa. Ce lo vogliamo ricordare un attimo, l'onore, il concetto di onore di Don Rodrigo, il mantenere fede a una scommessa. Quale differenza c'è nell'animo di queste due, di questi due personaggi, di queste due persone? Magnifico. Un'altra guerra ebbe a sostenere con gli istitutori, i quali furtivamente e come per sorpresa cercavano di mettergli davanti addosso, intorno, qualche suppellettile più signorile, qualcosa che lo facesse distinguere dagli altri, figurare come il principe del luogo, o credessero di farsi alla lunga ben volere con ciò, o fossero mossi da quella svisceratezza servile che si invanisce e si ricrea nello splendore altrui. Volevano vestirlo da signore. O fossero di quei prudenti che s'adombrano delle virtù come dei vizi. Predicano sempre che la perfezione sta nel mezzo. Il mezzo lo fissano giusto in quel punto dove essi sono arrivati e ci stanno comodi. Le persone che si reputano prudenti che invece sono mediocri. Federico, non che lasciarsi vincere da quei tentativi, riprese coloro che li facevano, e ciò tra la pubertà e la giovinezza. Quindi è avanti con la testa, fin da ragazzo. Chiedo scusa, ma sono un po' raffreddato. Che vivente il cardinal Carlo, maggior di lui di 26 anni, davanti a quella presenza grave, solenne, che esprimeva così al vivo la santità e ne rammentava le opere, alla quale, se ce ne fosse stato bisogno, avrebbe aggiunto autorità ogni momento, l'ossequio manifesto e spontaneo dei circostanti,
Infatti, quali e quanti fossero, Federico Fanciullo e Giovinetto cercasse di conformarsi al contegno e al pensare d'un tal superiore. Non è certamente da farsene meraviglia. Qui Manzoni ci sta dicendo che quando lui era un giovinetto e suo cugino Carlo di 26 anni, più adulto di lui, che era già un cardinale famoso, eccetera, eccetera, fin da piccolo lui era stato attento, ecco, al comportamento del parente così famoso per la sua grande santità anche in vita, e si era uniformato, cioè suo cugino. Per lui era stato un grande esempio. Ma è bensì cosa molto notabile che dopo la morte di lui nessuno si sia potuto accorgere che a Federico, allora di 20 anni, fosse mancata una guida, un censore. Quindi tutti hanno visto che Federico, pur essendo giovanissimo, aveva già un contegno giusto. Nessuno si era accorto che non avesse avuto una guida. Ma invece ce l'aveva, perché Federico, quando era piccolo, aveva adocchiato il parente, che poi diventerà santo, chiaramente. La fama crescente del suo ingegno, della sua dottrina e della sua pietà, la parentela, gli impegni di più di un cardinale potente, il credito della sua famiglia, il nome stesso a cui Carlo aveva quasi annessa nella mente un'idea di santità e di premieranza, preminenza, tutto ciò che deve, tutto ciò che può condurre gli uomini alle dignità ecclesiastiche, concorreva a pronosticargliele. Ma egli, persuaso in cuore di ciò che nessuno il quale professi cristianesimo può negare con la bocca, non ci esser giusta superiorità d'uomo sopra gli uomini se non in loro servizio, temeva le dignità e cercava di scansarle. Non certamente perché sfuggisse di servire altrui, perché poche vite furono spese in questo come la sua, ma perché non si stimava abbastanza degno né capace di così alto e pericoloso servizio. Perciò venendogli nel 1595 proposto da Clemente VIII, l'arcivescovado di Milano, apparve fortemente turbato e ricusò senza esitare. Cedette poi al comando espresso dal Papa. È umile. Quando gli viene assegnato l'arcivescovado di Milano, lui rifiuta, non si sente degno e non si sente all'altezza. Questa è umile. L'umiltà non ce l'hanno mica in tanti, eh? Sono tutti arroganti. È terrificante questa cosa. Tali dimostrazioni. E chi non lo sa, non sono né difficili né rare, e l'ipocrisia non ha bisogno di un più grande sforzo di ingegno per farle, che la buffoneria per deriderle a buon conto in ogni caso. Ma cessano forse per questo d'essere l'espressione naturale d'un sentimento virtuoso e sapiente? La vita è il paragone delle parole. Che vuol dire? Che quando uno si esprime in un certo modo deve avere anche una condotta di vita che sia conforme alle parole che gli sono uscite dalla bocca. Perché le persone, faccio un esempio così stupido, dicono io sono onesto e poi invece magari non lo sono. La vita deve essere specchio dell'anima e viceversa. E le parole che esprimono quel sentimento fossero anche passate sulle labbra di tutti gli impostori, di tutti i beffardi del mondo, saranno sempre belle quando siano precedute e seguite da una vita di disinteresse e di sacrificio. In Federico Arcivescovo apparve uno studio singolare e continuo di non prendere per sé delle ricchezze del tempo, delle cure, di tutto se stesso, insomma, se non quanto fosse strettamente necessario.
È meraviglioso perché lui, pur essendo ricco, benestante, non vuole niente. Lui prende solo il necessario, non vuole privilegi, si occupa solo dei poveri e dei derelitti, perché il suo credo è quello: noi dobbiamo essere tutti uguali, dobbiamo avere le solite opportunità. Diceva, come tutti dicono, che le rendite ecclesiastiche sono patrimonio dei poveri. Come poi intendesse infatti una tal massima, si veda da questo. E ora ci fa un esempio. Volle che si stimasse a quanto poteva scendere il suo mantenimento e quello della sua servitù. E dettogli che 600 scudi, scudo si chiamava allora quella moneta d'oro che rimanendo sempre dello stesso peso e titolo fu poi detta zecchino, diede ordine che tanti se ne consegnasse ogni anno dalla sua cassa particolare a quella della mensa, non credendo che a lui ricchissimo fosse lecito vivere di quel patrimonio. Quindi lui ha una delle rendite ecclesiastiche, perché poi gli ecclesiastici avevano delle terre, eccetera, eccetera, e vuole, ok, prendo io il denaro, ma lo stessa quantità di denaro deve essere impiegata per i poveri. Del suo poi era così scarso e sottile misuratore a se stesso, che badava di non smettere un vestito prima che fosse logoro affatto. Affatto è un'affermazione, vuol dire completamente. Quindi anche gli abiti, pur potendosi permettere sempre abiti nuovi, Federico portava fino all'usura, cioè nel senso del consumo totale, l'abito che aveva, e solo in quel momento lo cambiava. Unendo però, come fu notato da scrittori contemporanei, al genio della semplicità quello d'una squisita pulizia. È chiaro, non significa che se un abito è logoro la persona sia sporca. Sono tutti pregiudizi. Lui comunque si lavava molto. Due abitudini notabili, infatti, in quell'età sudicia e sfarzose. Noi sappiamo benissimo come nel 600, ma anche nel 700, i principi e i potentati, quando usavano tutte quelle parrucche, eccetera, cosa ci fosse sotto a quelle parrucche? Cimici, epidocchi e ogni, fra virgolette, ben di Dio. Perché non c'era pulizia, assolutamente. Invece lui era pulito, non avevano mica i bagni che abbiamo oggi, eh? Similmente, affinché nulla si disperdesse degli avanzi della sua mensa frugale, gli assegnò all'ospizio dei poveri. Devo dire una cosa che è una bella consuetudine, sarebbe una bella consuetudine quando facciamo le cene, le facciamo un po' tutti le cene. Una volta io ne facevo molte di più e con molte più persone. E se ci sono degli avanzi chiaramente puliti, non gli avanzi dei piatti, ma se nei grandi vassoi avanza qualcosa, sarebbe bene portarle alla Caritas queste cose, perché possano usufruire e godere anche gli altri del piacere, del cibo che noi abbiamo consumato inoltre con degli amici. Io penso che sia una buona cosa. Similmente, affinché nulla si disperdesse degli avanzi della sua mensa frugale, gli assegnò a un ospizio di poveri, e uno di questi, per suo ordine, entrava ogni giorno nella sala del pranzo a raccogliere ciò che fosse rimasto. Cure che potrebbero forse indurre concetto di una virtù gretta, misera, angustiosa, di una mente impagliata nelle minuzie, incapace di disegni elevati, se non fosse in piedi questa biblioteca ambrosiana che Federico ideò con sì animosa lautezza ed eresse, con tanto dispendio dai fondamenti, per
per fornirla quale di libri, di manoscritti, oltre il dono dei già raccolti con grande studio e spesa da lui. Spedì 8 uomini, i più colti ed esperti che poté avere, e farne incetta per l'Italia, per la Francia, per la Spagna, per la Germania, per le Fiandre, nella Grecia, nel Libano, a Gerusalemme. Così riuscì a radunarvi circa 30.000 volumi stampati e 14.000 manoscritti. La Biblioteca Ambrosiana di Milano, si sa, è una biblioteca ricchissima, e l'ha fondata lui, perché ha inviato messi dappertutto a fare incetta di libri. E i libri, beh, io non cesso mai di dire che nei libri c'è la vita, nei libri c'è la sapienza del mondo, e sarebbe molto, molto, molto utile che tutti leggessero. Io sono qui perché spero tanto che venga voglia di leggere a qualcuno. Non c'è un'età per leggere. Si può sempre cominciare, anche tardi. Alla biblioteca unì un collegio di dottori, furono 9, e pensionati da lui finché visse. Dopo, non bastando a quella spesa le entrate ordinarie, furono ristretti a 2. E il loro ufficio era di coltivare vari studi, teologia, storia, lettere, antichità ecclesiastiche, lingue orientali, con l'obbligo ad ognuno di pubblicare qualche lavoro sulla materia assegnatagli. Vi unì un collegio da lui detto Trilingue, per lo studio delle lingue greca, latina e italiana. Beh, non si può non studiare il greco e il latino, è impossibile. Uno che non sa il greco e il latino, scusate, io sono un po' selettiva, però non può sapere bene l'italiano, e noi parliamo greco e latino. Parliamo, ma se non lo conosciamo, magari sbagliamo le sillabe toniche, facciamo dei casini pazzeschi, degli orrori pazzeschi. Va bene, lasciamo perdere. Ho perso il segno. Ecco, insegnarle le lingue, vi unì una stamperia di lingue orientali, dell'ebraica, cioè della caldea, dell'arabica, della persiana, dell'armena, una galleria di quadri, una di statue, una scuola delle 3 principali arti del disegno. Per queste poté trovare professori già formati, per il rimanente, abbiamo visto che da fare gli avesse dato la raccolta dei libri, dei manoscritti. Certo, più difficili da trovarsi dovevano essere i tipi di quelle lingue, allora molto ben men coltivate in Europa che al presente, più ancora dei tipi, gli uomini. Basterà dire che di 9 dottori, 8 ne prese tra i giovani alunni del seminario. Perché il seminario, e questo io lo so dai tempi, quando ero giovanissima. Ma io sono sempre giovanissima, perché la gioventù è una categoria dello spirito, l'anagrafe è una cattiva invenzione. Comunque, volevo dire, quando io ero giovanissima e facevo il vecchio ginnasio, chiamato poi scuola media, e poi il liceo classico, c'erano con noi, perché erano costretti a fare il liceo classico, dei seminaristi, che avevano gli stessi nostri professori. Non erano in classe con noi, però facevano il liceo classico, perché il seminarista doveva sapere il latino, il greco, suonare l'armonium. Beh, avevano una cultura una volta i preti. Oggi lasciamo perdere. Che meraviglia, che meraviglia. Così sapete anche qualche cos'altro del tempo che fu. Era obbligatorio per fare il liceo classico. Nelle regole che stabilì per l'uso e per il governo della biblioteca si vede un intento d'utilità perpetua, non solamente bello in sé, ma in molte parti sapiente, gentile, molto al di là delle idee e delle abitudini comuni del tempo. Prescrisse al bibliotecario che mantenesse commercio con gli uomini più dotti d'Europa, contatti quindi, per
per avere da loro notizie dello stato delle scienze e avviso dei libri migliori che venissero fuori in ogni genere, farne acquisto. Gli prescrisse di indicare agli studiosi libri che non conoscessero e potessero essere loro utili. Ordinò che a tutti fossero cittadini forestieri, si desse comodità e tempo di servirsene, secondo il loro bisogno. Una tale intenzione deve ora parere ad ognuno troppo naturale e immedesimata con la fondazione di una biblioteca. Ma allora non era così. E in una storia dell'Ambrosiana scritta col costrutto e con le eleganze comuni del secolo da un certo Pierpaolo Bosca, che vi fu bibliotecario dopo la morte di Federico, viene notato espressamente come cosa singolare. Lui vuole che la biblioteca sia a disposizione di tutti, non deve essere elitaria, cioè non deve essere riservata a poche persone. E anche in questo è apertissimo e modernissimo. E disse che in questa libreria, eretta da un privato quasi tutta a sue spese, i libri fossero esposti alla vista del pubblico, dati a chiunque li chiedesse, e datogli anche da sedere e carta, penne e calamaio per prendere gli appunti che gli potessero bisognare. Vedete come la generosità d'animo si manifesta nella condivisione, non nell'egoismo. Mentre in qualche altra insigne biblioteca pubblica d'Italia i libri non erano nemmeno visibili, ma chiusi in armadi, donde non si levavano se non per gentilezza dei bibliotecari, quando si sentivano di farli vedere un momento, di dare ai concorrenti il comodo di studiare, non se ne aveva neppure l'idea. Di modo che arricchire tali biblioteche era un sottrarre libri all'uso comune, una di quelle coltivazioni come ce n'era e ce n'è tuttavia molte che isteriliscono il campo. Ma cosa serve? Raccogliere libri e metterli chiusi dentro agli armadi. I libri devono essere sfogliati, devono essere alla portata di tutti. E soprattutto devono essere di carta. Io sono contro il Kindle perché il libro prende anche l'odore delle mie mani, prende il mio profumo e si mescola al profumo della stampa, della carta e diventa personalissimo. Ecco perché deve essere di carta il libro. Non domandate quali siano stati gli effetti di questa fondazione del Borromeo nella cultura pubblica. Sarebbe facile dimostrare in due frasi, al modo che si dimostra, che furono miracolosi o che non furono niente. Cercare e spiegare fino a un certo segno quali siano stati veramente sarebbe cosa di molta fatica, di poco costrutto e fuori di tempo. Ma pensate che generoso, che giudizioso, che benevolo, che perseverante amatore del miglioramento umano doveva essere colui che volle una tal cosa. La volle in quella maniera e l'eseguì in mezzo a quell'ignorantaggine, a quell'inerzia, a quell'antipatia generale per ogni applicazione studiosa e per conseguenza in mezzo ai cosa importa? E c'era altro da pensare. E che bella invenzione! Mancava anche questa. Questa è la Vox Populi. E simili, che saranno certissimamente stati più che gli scudi spesi da lui in quell'impresa, i quali furono 105.000, la più parte dei suoi. Quindi questa biblioteca è stata fondata solo con il suo proprio denaro. Per chiamare un tal uomo sommamente benefico e liberale, può parere che non ci sia bisogno di sapere se ne abbia spesi molt'altri in soccorso immediato dei bisognosi. E ci sono forse ancora di quelli che pensano che le spese di quel genere,
E sto per dire tutte le spese siano la migliore, la più utile elemosina. Ma Federico teneva l'elemosina propriamente detta per un dovere principalissimo. E qui, come nel resto, i suoi fatti furono consentanei all'opinione. La sua vita fu un continuo profondere ai poveri. E a proposito di questa stessa carestia di cui ha già parlato la nostra storia, avremo tra poco occasione di riferire alcuni tratti dai quali si vedrà che sapienza e che gentilezza abbia saputo mettere anche in questa liberalità. Dei molti esempi singolari che d'una tale sua virtù hanno notato i suoi biografi, ne citeremo uno solo. Avendo risaputo che un nobile usava artifizi e angherie per far monaca una sua figlia, la quale desiderava piuttosto di maritarsi, fece venire il padre e cavatogli di bocca che il vero motivo di quella vessazione era il non avere 4.000 scudi che secondo lui sarebbero stati necessari a maritare la figlia convenevolmente, Federico la dotò di 4.000 scudi. Forse a taluno parrà questa una larghezza eccessiva, non ben ponderata, troppo condiscendente agli stolti capricci di un superbo, e che 4.000 scudi potevano essere meglio impiegati in cient'altre maniere. A questo non abbiamo nulla a rispondere, se non che sarebbe da desiderarsi che si vedessero spesso eccessi di una virtù così libera dalle opinioni dominanti, ogni tempo alle sue. Così indipendente dalla tendenza generale, come in questo caso, fu quella che mosse un uomo a dar 4.000 scudi perché una giovine non fosse fatta monaca. Abbiamo visto quanta sofferenza ha dovuto subire Gertrude. E quindi possiamo capire che questo gesto di Federico Borromeo fu un grande gesto, perché aveva tolto da un convento una giovine che non aveva nessuna intenzione di entrarci. La carità inesausta di quest'uomo, non meno che nel dare, spiccava in tutto il suo contegno. Di facile abbordo con tutti, credeva di dovere, specialmente a quelli che si chiamano di bassa condizione, un viso gioviale, una cortesia affettuosa. Quindi era molto affabile con queste persone povere, diciamo, sì, tanto più quanto ne trova meno nel mondo. E qui pure ebbe a combattere coi galantuomini del Ne quid nimis, i quali in ogni cosa avrebbero voluto farlo stare nei limiti, cioè nei loro limiti. Quindi era criticato per questa sua generosità, ma io penso che fosse criticato perché non tutti sono capaci di donare il proprio agli altri. Quindi uno di costoro, una volta che nella visita ad un paese alpestre e selvatico Federico istruiva certi poveri fanciulli e tra l'interrogare e l'insegnare li andava amorevolmente accarezzando, l'avvertì che usasse più riguardo nel fare le carezze a quei ragazzi, perché erano troppo sudici e stomacosi, come se supponesse il buon uomo che Federico non avesse senso abbastanza per fare una tale scoperta, non abbastanza perspicacia per trovare da sé quel ripiego così fino. Quindi un tizio, uno di questi che lo criticavano, lo critica perché fa, mentre sta parlando con dei ragazzi in un paese povero, e questi ragazzi erano non certo pulitissimi, glielo critica e dice: ma insomma, questi ragazzi non sono tanto puliti. Tale è, in certe condizioni di tempi e di cose, la sventura degli uomini costituiti in certe dignità.
che mentre così di rado si trova chi gli avvisi dei loro mancamenti, non manca poi gente coraggiosa a riprenderli del loro far bene. E qui entra in gioco la famosa ironia manzoniana, no? Ma il buon vescovo, non senza un certo risentimento, rispose: sono mie anime e forse non vedranno mai più la mia faccia. E non volete che li abbracci? Questo atteggiamento di generosità, non solo concreta e di portafoglio, diremmo noi oggi, ma questa generosità d'animo, credo che accomuni il Cardinal Federigo anche a Fra Cristoforo, perché Fra Cristoforo è il frate dei poveri e dei vessati. Ben raro però era il risentimento in lui, ammirato per la suavità dei suoi modi, per una pacatezza imperturbabile che si sarebbe attribuita a una felicità straordinaria di temperamento, ed era l'effetto d'una disciplina costante sopra un'indole viva e risentita. È per questo che ho detto che lo accomuno a Fra Cristoforo, perché Fra Cristoforo, se lo ricordate, teneva sempre a bada il suo carattere. Ma è così che si deve fare, perché dentro di noi, ciascuno di noi, c'è un animal, e questo animal va tenuto a freno. Non si deve rispondere male, mangiare la faccia al nostro interlocutore. E il mezzo è solo uno, una disciplina costante. E che è quella che ci fa tacere. Se qualche volta si mostrò severo, anzi brusco, fu coi pastori suoi subordinati, che coprisse rei d'avarizia e di negligenza ed altre trattacce specialmente opposte allo spirito del loro nobile ministero. Quindi lui se la prendeva con i sacerdoti che non erano avari, negligenti e non generosi, perché quando una persona sceglie una strada come quella del sacerdozio deve avere un certo comportamento. E aveva ragione. Per tutto ciò che potesse toccare o il suo interesse o la sua gloria temporale, non dava mai segno di gioia, né di rammarico, né d'ardore, né d'agitazione. Mirabile se questi moti non si destavano nell'animo suo, più mirabile se vi si destavano. Non solo nei molti conclavi ai quali assistette, riportò il concetto di non avere mai aspirato a quel posto così desiderabile all'ambizione e così terribile alla pietà. Ma una volta che un collega, il quale contava molto, venne a offrirgli il suo voto e quelli della sua fazione, brutta parola, ma era quella che usavano, Federico rifiutò una tal proposta, in modo che quello depose il pensiero e si rivolse altrove. Allora, perché gli intrighi, signori, ci sono anche in quelle come si può dire, in quelle aggregazioni che stanno sotto l'egida della religione. Eh sì, e quindi lui a chi gli offriva, sapete che vengono eletti con i voti, eccetera, eccetera, a chi gli offriva. Io ti darò il mio voto, lui disdegna. Quindi questa sua stessa modestia, questa avversione al predominare, apparivano ugualmente nelle occasioni più comuni della vita. Quindi Federico Borromeo è un personaggio esemplare,
uomo ricco che rifiuta i privilegi e che invece elargisce del suo a piene mani affinché tutti possano avere le stesse opportunità di vita. Parleremo dell'incontro chiaramente un'altra volta perché non si poteva escludere la figura di questo grandioso personaggio. Buona Domenica delle Palme e buona giornata.